Salve a tutti, oggi vi faccio vedere la mia ricetta delle pucce dell'Immacolata. Andiamo subito, vi faccio vedere gli ingredienti e il procedimento. Ecco qui gli ingredienti per le nostre pucce dell'Immacolata. Abbiamo bisogno di, per fare il lievitino, quindi iniziamo a fare il lievitino, poi man mano vi spiego. Quindi abbiamo bisogno di 50 g di farina tipo 1, vedete? Tipo 1, io ho usato Petra la farina, poi 50 g di semola rimacinata, di grano di semola, poi qui ho già fatto tiepida 70 g di acqua tiepida, quindi come ho detto, e ho messo dentro già 10 g di lievito di birra. In quest'acqua io adesso aggiungo un cucchiaio di zucchero, ok? Faccio sciogliere, impastiamo il tutto. E così poi facciamo lievitare fino al raddoppio. Questo è il lievitino. Quindi facciamo sciogliere il lievito di birra nell'acqua con lo zucchero. Quindi stiamo preparando il lievitino. Quindi con 50 g di farina tipo 1, 50 g di farina di semola, 70 g di acqua appena tiepida, 10 g di lievito di birra e un cucchiaio raso di sale. Cioè, scusatemi, di zucchero. Il sale dopo. Allora, una volta sciolto il lievito, versiamo tutto in un pettino. Quindi l'acqua, la farina e impastiamo il tutto. Ecco qui, vedete? Questa è la consistenza. Questa è la consistenza. Quindi ora questo lo copro con una pellicola e lo faccio lievitare fino al raddoppio. Il nostro lievitino ha lievitato, quindi ha raddoppiato di volume. Più o meno ci ho messo un'ora e mezza, un'ora. Allora, poi, quindi questa è la nostra base, lievitino. Poi per fare l'impasto ci serve una patata lessa schiacciata, io ho già schiacciata, quindi di circa 150 grammi. Abbiamo bisogno di 300 grammi di farina 1 e 350 grammi di farina di semola, io già le ho mischiate qui, quindi sono in totale 650 grammi, quindi 300 grammi farina numero 1, 350 grammi farina di semola. Poi abbiamo bisogno di 2 cucchiai di sale, un cucchiaio di miele, 50 grammi di olio d'oliva e 400 ml di acqua appena tiepida. Ok? Procediamo. Allora, iniziamo. Prendiamo il nostro recipiente, iniziamo a mettere dentro l'acqua tiepida, poi la patata, un cucchiaio di miele, mescoliamo intanto poco poco, così si scioglie un po' il miele. Prendiamo il famoso cucchiaio. Bello. Schiacciamo bene la patata. Poi ci versiamo dentro il lievitino. Grazie.
mettiamo qua, facciamo sciogliere un lievitino. Ci buttiamo dentro l'olio d'oliva. Mescoliamo ancora. Penso di aver messo quasi tutto, quindi la patata, il miele, l'olio, l'acqua e il lievitino. Adesso inseriamo dentro la farina tutto ad un colpo, quindi 300 g di farina 1, 350 di farina di semola. Quando farete proprio a mano l'impasto, se vi regolate che è troppo duro, aggiungete un po' di acqua. Altrimenti è l'inverso, aggiungiamo un po' di farina. Mescoliamo. A questo punto aggiungiamo 2 cucchiai di sale. Quindi abbiamo inserito, ragazzi, tutti gli ingredienti. Allora, con il nostro cucchiaio giriamo bene bene, ma anche con le mani, eh. Adesso inserisco bene il sale e poi uso poco poco le mani per impastare. E poi facciamo riposare per 20 minuti, 15-20 minuti, e facciamo le nostre pieghe. Facciamo almeno 2 volte. Ok, perfetto, adesso uso le mani. Faccio un po' così con le mani, che è rimasto qualche pezzettino di patata. Perfetto, basta così. Ora copro, faccio riposare per 20 minuti e poi facciamo le pieghe. Dopo 20 minuti il nostro impasto è così. Lo prendiamo, lo passiamo su piano lavoro e facciamo le famose pieghe. Risulterà un po' appiccicoso, ma tranquilla. Poi casomai le seconde pieghe, se nel caso, ci regoliamo se bisogna aggiungere un pochino di farina. C'è qualche cosa di patata. Copriamo così. Dopo altri 20 minuti rifacciamo per l'ultima volta le nostre pieghe. Qui ci aiutiamo un po' con la farina. Ecco qui.
Già fa le bolle. Sì. Questo metodo di impasti escono una meraviglia, ragazzi. Qui c'è ancora patate. Perché mi stava rincrescendo schiacciarle con lo schiacciapatate. Una, perché era una patata. Ho detto no, devo sporcare lo schiacciapatate. Per una patata no, non esiste. Quindi l'ho schiacciato con una posata. E mio marito se la ride. Altri pochetti di farina. Ecco qui. Una volta fatte le pieghe, spruzzo un po', metto un po' di olio nel mio vassoio, così non si attacca. Metto il mio impasto, spruzzo un po' di sopra, faccio un taglio sopra con la croce, ecco qua. Adesso questo lo lascio lievitare. Io ho preparato l'impasto un giorno prima, domani è la vigilia dell'Immacolata. Quindi l'ho preparato oggi, il giorno prima, la mattina, ho fatto questo lavoro qui. Stasera, verso il tardi, prima di andare a letto, mi divido i panetti. Comunque vi farò vedere, ok? E lo lavoro, lo divido a panetti, faccio i panetti, ok? Poi li faccio lievitare tutto questa notte, 12 ore, domani mattina li inforno. Iniziamo un po' di farina. Io qua ho già preparato una bella teglia grande grande, perché vorrei farne uscire un po'. Adesso mi regolo, la metto da parte qui e man mano soffica. Bilancina, vediamo un attimino quanto verranno a pesare i panini, le pucce. Ne faccio 10, vediamo il peso. Allora, perfetto, a me mi sono usciti 11 panetti di 140 grammi. Io li ho fatti di 140 grammi, così escono belle alte. Che, diciamo che ci sto provando, ok? Iniziamo subito. Allora, inizio subito a fare i panetti. Beh, già ormai sapete, no? Il procedimento. Allora, facciamo un po' di farina, prendiamo il panetto e facciamo le pieghe. Queste, se volete, ci potete mettere anche le olive nere, quelle denocciolate dentro. Però
vedo. Usate molta farina, ragazze. Anche perché poi comunque dobbiamo infarinarla. Sapete che le pucce dell'Immacolata devono uscire, devono essere sfornate piene di farina. Ecco qui. Chiudiamo bene bene, così l'aria rimane dentro. Questo metodo già lo sapete, ve l'ho fatto già vedere. Aspettate che così non vedete niente. Ve l'ho fatto già vedere con i panini morbidi, soffici. Fatto tutte le palline, io adesso le sto rigirando nella farina, con la farina 00, quello che volete, comunque farina bianca. Potete farle anche con la farina di semola, però io preferisco quella bianca. E le sto adagiando nella teglia da forno, che l'ho rivestita con la carta forno. Ecco. Ancora patate. Everything you know is in your mind. Poi domani, prima di infornare, mi regolo, spolverizzo ancora un po' di farina sopra. Eccole qui le pucce. Adesso io le copro con la pellicola e le lascio per lievitare per tutta la notte. Domani mattina le inforno e sono pronte per il pranzo. Ciao a tutti, per il risultato finale vi farò vedere domani. Ciao! Ecco qui le mie pucce. Adesso nel forno a 180 gradi per 20-30 minuti. Adesso le regolo. Prima di infornare le infarino un po', ho un po' di fatica. Appena sfornate, ragazzi, 200 gradi per 30 minuti, precisi precisi. Poi dipende sempre dal vostro forno. Adesso, se riesco senza ossionarmi, la prendo una per farvi vedere la consistenza. Sono riuscita pian piano a toglierne una, guardate, ragazzi, bellissime, sofficissime, ecco la cottura. Perfette come le volevo io, non molto alte, ma morbidissime. Beh, con questo è tutto, buona festa dell'Immacolata a tutti.
Se vi è piaciuta la mia ricetta, mi raccomando, condividete il video e iscrivetevi sul mio canale YouTube, La Cucina di Stefania Scazzi, e mi raccomando, postate le vostre foto delle ricette che provate. Un bacio dalla cucina di Stefania Scazzi.